Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi per presentarvi quest'altra mod tutta italiana. Siamo di fronte al rimorchio rallato Feltrina, l'ultima produzione del team SMI, che ringrazio e saluto. Anche questa mod made in Italy, azienda italiana, team italiano, presentatore italiano e quasi tutti, diciamo, nella provincia di Treviso. Il team SMI no, perché sono un po' di qua, un po' di là, però appunto l'azienda Feltrina, come ben vedete, si trova a Postiomo in provincia di Treviso. Comunque questa mod qui è una mod che è stata costruita basandosi su un modello già esistente nella realtà. Sono stati forniti dei materiali fotografici da parte dell'azienda Aiarici, che ringrazio e saluto. Non è stata fatta alcuna collaborazione tecnica con l'azienda Feltrina, quindi la moda è stata costruita solamente basandosi sulle foto. Come per il Pavelli, ragazzi, ho dedicato un doveroso video preview a questa moda qui per appunto celebrare per la prima volta l'ascesa di questo brand in Farming Simulator. E vi dico appunto anche per questo che siamo di fronte ad una prima versione. Prossimamente ci sarà un update con anche la costruzione di un modello sempre rallato a 4 assi, quindi ovviamente lo trovate disponibile per PC e console direttamente nel MoDab, e quindi per i prossimi update appunto sarete comodi per gli aggiornamenti. Ok, bene ragazzi, allora io in questo video andrò a fare trinciato come ho fatto nel preview. Ho sempre lo stesso campo, quindi andremo a fare un bel giro. Qua ve ne ho preparato già uno allestito da trinciato, colorato proprio made in Italy. E niente, allora prima di andare a vedere come sempre i dettagli eccetera, andiamo un attimino allo store per vedere le configurazioni e quant'altro, quindi attrezzi e carrelli. Scorretto in fondo, Feltrina, abbiamo 38.000 euro di costo, 46.000 litri di portata, ovviamente con le sovrasponde, che sono da 40 centimetri. Colture supportate, potete ben vedere appunto praticamente tutte. E ok, qui entriamo nella scheda delle configurazioni. Abbiamo le prime due, appunto, che possiamo colorare i piantoni del cassone, della cassa. Ecco, qui abbiamo i quattro colori. Eccoli, potete anche abbinarli, insomma, ai Fendt, a New Holland, come vi pare e piace. Poi il colore design praticamente colora i pistoni. Qua vedete che abbiamo il color oro oppure il rosso. Ecco qui. La capacità senza sovrasponde è di 38.000 litri, con appunto l'aggiunta delle sponde in alluminio si aggiungono per arrivare a 46.000 litri. Abbiamo anche appunto, con l'aggiunta delle sovrasponde, anche l'aggiunta del pistoncino davanti per la sponda anteriore, appunto per l'apertura e la chiusura. Bene, il design, qui abbiamo l'Italian Style che ci colora, diciamo, la scritta qui Postioma in verde, bianco e rosso, oppure la lasciate appunto tutta nera e rimane così. Configurazione ruote, ragazzi, abbiamo disponibili due gommature, queste qui standard, che sono le Michelin, le Cargo XBib 500/60 R22,5. Poi abbiamo queste qui che sono un po' particolari, sono le Michelin XS, che è una gommatura diciamo molto più resistente. È una gomma che viene adoperata principalmente per terreni duri, quindi cave, cantieri, eccetera, eccetera. E quindi niente, è stata aggiunta questa gommatura qui un po' particolare, che l'andremo anche ad usare in questo video. E ok. Bueno, queste sono le sue configurazioni. Qua, come ben vedete, l'ho già configurato proprio 100% made in Italy. Sospensioni, ragazzi, sono meccaniche, quindi a balestre. Adesso vedo se riesco a mostrarvi un attimino perché sono animate. Ecco qua, vedete? La mia super forza. Non ci sono soffietti né niente. Ok, qua vedete il dettaglio del pistone, sia appunto pistone frontale, li scarico.
Come dettagli è ottimo anche a livello di texture, visto e considerato appunto che è tratto solamente da foto, eccetera, hanno tirato fuori davvero un bel lavoro, quindi complimenti. Veramente bravi, veramente completo in tutto, segnali di pericolo, a te la fanaleria. Qua abbiamo anche lo scarico posteriore appunto a sponda piena, oppure possiamo scegliere anche di scaricare tramite il portello per i cereali. Ok. Qua cavetteria idraulica, pneumatica, eccetera, elettrica, tutto a posto. È anche bello queste gomme qua, guardate che gommacce. Qui ne ho preparato un altro, normale. Molto bello anche il color oro. Qua la gommatura Michelin, le Cargo X-Bib. Ok, ottimo, perfetto. Quindi, sì, il cassone ragazzi è di 7 metri e mezzo, la tara è di 80 quintali circa, più o meno. Mettere l'interno vasca. Vedi anche qua i piantoni, me lo sovrasponde. Bravi, 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 bravi. Ottimo, allora andiamo a prendere il nostro 724, che c'è già la Jaguar che ci aspetta in campo. Là. Vediamo se già un po' di assi limiter. Là. Allora, vediamo un po' che strada possiamo fare. Sì, dai, passiamo di qua. Poi veniamo qua a scaricare in farm. Questa ragazzi è la Gemain de Rade, appunto è la stessa mappa che ho usato per il video preview. Guardate anche qua ragazzi che è attaccata con 724 e feltrina colorato così. È veramente la morte sua. Accendiamo anche la fanaleria. Un po' di italianità ragazzi, ci voleva, ci voleva, ci voleva e ci voleva. Via veloci. Diciamo che lampeggianti, visto che ci siamo. Questa mappa qui è molto molto bella. Come ben vedete, ogni presentazione cambio di qua e di là, tanto alla fine, ragazzi, quelle che uso sono sempre le stesse, però ogni volta giro un po' di qua, di là, pian piano le guardo, veramente questa qui merita davvero tanto. Allora, qua c'è la nostra cara 970, pronta. Allora, un attimo che metto l'helper. Ragazzi. Fa la sua porca figura così. Fa la sua porca figura. Queste gomme qua hanno un non so, hanno un disegno in particolare che mi piace. Qua ovviamente cunei di stazionamento si sono riposti qua. Vedere anche la cavetteria, visto che ci sono. Qualcuno sale su 724 che io ti guido un po' la trincia. Allora, vediamo. In teoria dovremmo essere abbastanza giusti. Vediamo. In teoria. Là. Invece no. Ragazzi, qua gli helper li conoscete meglio di me. Forse ce la facciamo.
Là, ci siamo, bene, via. Ok, bene, intanto noi carichiamo. Se anche i dettagli nel DLC Class, mamma mia, ogni tanto sì, mi soffermo, come ben sapete, a guardare dettagli eccetera, avanti e indietro di tutti i modelli e i mezzi, veramente che non voglio essere petulante, ma ragazzi, sto 19 qua, mamma mia, veramente io sono molto molto contento. Tirato fuori davvero un ottimo comparto grafico, tutti i dettagli, i modelli sono tutti spaziali. Bene, ora siamo arrivati quasi in fondo. Siamo anche senza zavorra, tanto con la ralla non ci sono problemi, andiamo tranquilli che il peso viene scaricato appunto sulla ralla del rimorchio e non sul culo del trattore come col dumper. Vediamo se riusciamo a riempirci. In fondo, in teoria, sì, dovremmo farcela. Metto anche le frecce, visto che ci sono. Lateralmente ci sono sempre le luci. L'ingombro. Bene, no, non ce la facciamo mica a fare full. Vabbè, arriviamo in fondo, poi torniamo in farm, tanto facciamo uno scarico veloce. Fine l'F1 ragazzi, non c'è niente, c'è solo la questione del portellone, sì, di cambiare tra il portellone grande e il portello cereali, poi appunto con il mouse abbiamo la possibilità di aprire e chiudere la sponda anteriore, eccola qua, per la sua apertura massima. Beh, vabbè, fermiamo l'helper, lasciamo qua e noi andiamo in farm. Là.
Buenos. Andiamo a scaricare. Lampeggianti. Bella, 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 sta attaccata. Bella, bella. Allora, qua dobbiamo girare piano, con calma. Mai ste buche. Via lampeggianti. Bene, eccoci qua, la nostra trincea. Adesso io ragazzi scarico così la Katsum, tanto per mostrarvi. Scusate, ho il portello selezionato. Tempi di carica di scaricamento sono giusti. Adesso ve lo riapro un attimo e così potete vedere anche i dettagli sotto. Qua tutta la circuiteria idraulica. Le elettrica, vedete, pianale sotto, qui la vasca, scusate. Sono i ganci delle sicurezze della sponda. Fa la sua porca figura, fa la sua porca figura. Che mezzo. Bene, bene, bene. Tiriamo giù, ragazzi, che io vi saluto. Vedere qua dietro. Il movimento del paraspruzzi dietro. Ottimo, lo spengo 724. Ragazzi miei, io a questo punto vi lascio, vi saluto, fatemi sapere cosa ne pensate della mod, vi ripeto, vi ricordo che ci sarà un aggiornamento anche appunto per una versione 4 assi e niente, mod appunto disponibile per PC e console, la trovate nel mod hub direttamente e basta. Passo la palla a voi, ditemi la vostra, io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, spero vi sia piaciuto il video e niente, ringrazio il team SMA, vi saluto tutti quanti e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ciao!